Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Gossip Mania a questo nuovo appuntamento settimanale con il gossip, la cronaca, lo spettacolo, la musica, i flirt dell'ultimo periodo, veramente tantissime notizie nel panorama nazionale ed anche internazionale, come sempre per parlarne questo pomeriggio insieme anche a voi, Elvira Vigliano. Ciao Elvi! Ciao Alessia, ben ritrovata. Oggi avevamo già spoilerato Sì. un po' gli argomenti nella puntata di ieri, appunto, perché abbiamo un po' di arretrati, per così dire, soprattutto su alcune situazioni sentimentali, amorose, perché sentimentali forse è una parola anche un po' abusata nell'ultimo periodo. Sì, diciamo che di sentimento ce n'è poco. Credo che sia più passione quella che muove tanti rapporti. Fatto sta che, insomma, stiamo vedendo come la sofferenza per amore nemmeno esista più e di come le persone subito si riprendano dopo una rottura. Però, fatto sta che, insomma, ognuno sceglie la propria strada e a quanto pare, soprattutto alcuni protagonisti, insomma, sembrano essere felici adesso. È vero, e questa fondamentalmente è sempre la cosa più importante. Infatti dobbiamo procedere per step. Abbiamo parlato tanto, troppo nelle scorse settimane del flirt di questo poi che sembrava un reale fidanzamento tra Niccolò Zaniolo e Chiara Nasti. Poi c'è stato un video rivelazione, un video shock molto molto lungo nella quale appunto la stessa Chiara spiegava le ragioni della fine del loro amore che era stato poi anche suggellato da una serie di tatuaggi sia dall'una che dall'altra parte. Lei si è tatuata questo cuoricino uguale insieme a Niccolò, il numero 22 sul polso, quindi dimostrazioni d'amore e di affetto comunque importanti. Noi siamo sempre state abbastanza scettiche su questo tipo di rapporto, anche perché conosciamo bene appunto l'inclinazione ai rapporti sentimentali dello stesso Zaniolo, che poi era reduce anche da alcune situazioni abbastanza pesanti. Un ex poi incinta, varie situazioni parallele, una mamma molto presente, quindi già i presupposti, insomma, non erano dei migliori. Sì, devo dire che ieri mi sono un po' documentata su questa storia dei tatuaggi. Anche io ho dei tatuaggi, però credo che, insomma, la mia idea di tatuaggio sia un po' lontana da quella di Zaniolo e di Chiara Nasti. Ed effettivamente pare che coloro che amano i tatuaggi in realtà non facciano riferimento al tatuaggio come ricordo di una Vero. persona, ma ricordo insomma di un momento specifico che terranno per sempre nei loro cuori. Quindi pare che sia stato questo il motivo per il quale i due hanno deciso di portare avanti questa idea. Fatto sta che insomma Chiara Nasti adesso non è che sia poi così contenta di questi momenti trascorsi insieme, quindi forse anche questa versione non è proprio giusta. Eh sì, anche perché quella che ha sofferto comunque sembra essere lei di questa rottura, quasi faceva fatica anche a parlarne proprio in questi video e poi ha cercato così un po' di distrarsi al mare e da lì è nata una problematica molto molto seria, Certo. poiché ahimè si è scottata il décolleté. E adesso? Adesso lei ha molta paura perché ha avuto anche paura che i raggi del sole potessero far scoppiare le protesi. Ha La detto peppa. lei, l'ha detto lei in diretta video, quindi ci sono le testimonianze. Dobbiamo inviare subito dell'aloe vera per cercare di risolvere questa situazione, perché insomma, come si può andare avanti? Fatto sta che insomma, probabilmente l'ha fatto per dimenticare questa storia, però ne è rimasta nuovamente scottata. E alla fine, insomma, è un problema grave questo. Io non riesco a capire come ne abbiamo parlato solo oggi. Pure tu, insomma, Infatti dovevi. abbiamo aspettato un po' per cercare i migliori rimedi Sì. contro le scottature, che può essere banalmente una protezione 50, anche perché poretta, diciamo, non solo lei ha questo problema, chi magari ha meno capelli si scotta il melone, io con il Certo. naso un po' più prominente mi scotto il naso, quindi diciamo tutti i luoghi più esposti al sole ovviamente sono tendenzialmente più sensibili, quindi Certo.
una magliettina, una cosa, il problema ma no, si risolve, no? No, la magliettina no, perché sennò si copre il décolleté. C'è un conflitto di interessi qui. E fatto sta che, insomma, lei adesso sta soffrendo non soltanto per la storia con Zaniolo, però anche per quest'altro problema. Diciamo che quando si parla di protesi, mi ricordo sempre Carmen Di Pietro sull'aereo che disse: mi è scoppiata una tetta, però lì si parlava di temperature completamente diverse. Può succedere realmente, effettivamente ci sono stati dei casi anche in passato. Però insomma il sole non credo che possa creare tutto questo disagio, quindi stai tranquilla, Chiaretta, e continua a fare le tue collezioni, non soltanto di uomini, però anche di vestiti, insomma. È vero, è vero. Quindi accantonata questa situazione, lei è appunto andata a mare, si è scottata, ha cercato un po' di andare avanti a modo suo. Qualche settimana dopo, ma proprio per essere un po' larghi sì. di manica, perché in realtà era anche qualche giorno dopo, invece, ci sono stati già i primi rumors che davano un nuovo flirt appunto attribuito allo stesso Zaniolo, che intanto ha recuperato anche la migliore forma fisica, certo. è pronto anche a ritornare protagonista con la sua Roma e quindi con tutti i suoi impegni calcistici. Nonostante ciò, però, il tempo per un nuovo amore c'è sempre. Certo. E quindi giustamente la linea perseguita è sempre la stessa, un po' di plastica là, un po' di plastica di qua. Bionda, fisico mozzafiato, nota starlet, ed infatti ve ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, è stato avvistato con Sophie Codegoni, sempre della scuderia di Queen Mary. Da lì c'è stato appunto un incrocio di dati pervenuti che non sono sfuggiti agli occhi attenti ovviamente dei follower, che hanno beccato le stesse foto e le stesse storie nello stesso albergo a Roma. Ritorna l'albergo. Ritorna sempre l'albergo, location mozzafiato, per uno shooting appunto dello stesso Zaniolo. E invece, proprio perché ritorna sempre l'albergo, hanno proprio deciso di andare avanti con gli step. Da Roma sono passati direttamente a Portofino e lì sono stati proprio avvistati insieme. Sì. Quindi la notizia possiamo dire che è assolutamente ufficiale. Sì, è ufficiale, entrambi escono diciamo da delle storie un po' tormentate, e nel caso di Sophie ci troviamo di fronte ad un tipo completamente diverso, perché si era innamorata di Matteo durante sì. insomma lo show di Queen Mary, e invece Zaniolo è esattamente l'opposto, cioè è una persona che sa come funzionano i social, sa come funziona il mondo dello spettacolo, quindi tutte le idee che avevamo, positive o negative, su Sophie sono completamente crollate, perché anche lei è caduta nella rete insomma del gossip. Un gossip che poi in realtà non è che le permette di fare bella figura, perché ancora una volta insomma parliamo di alberghi, di weekend lunghi in cui impera la passione, e in realtà poi di contenuti ce ne sono pochi. Anche se effettivamente l'avevamo sempre detto, col tipo di ragazzo più affine a Niccolò Zaniolo, appassionato al mondo dello spettacolo, sempre costantemente sulle copertine, senza peli sulla lingua, fosse sicuramente un personaggio più affine al suo modo di fare, il modo di fare di Sophie, che si vede che vuole fare comunque carriera nel mondo dello spettacolo in maniera anche abbastanza facile, piuttosto che un Matteo, appunto un bravo ragazzo che ha sofferto molto anche per la fine della loro storia. Sì, e continua a soffrire, insomma, è una persona normale che magari si prende un po' di tempo per sé. Solitamente ci sono delle idee su chi si lascia, chi ha sofferto, non riesce a trovare un altro amore, chi invece non ha sofferto subito si fidanza. Ci sono i proverbi, diciamo, gli aneddoti delle storie d'amore. Fatto sta che insomma Sophie ha fatto un piantino subito dopo aver pubblicato insomma questa lunga story su Instagram, e poi il giorno dopo era già tranquilla, perfetta, senza problemi, il trucco perfetto, un fillerino alle labbra così giusto così per riprendere un po' i volumi, sì, insomma. Per dimenticare poi la sofferenza, perché insomma è poverina, come si fa ad andare avanti? No, veramente non ci si riesce, anche se cara Elvira, in questa bellissima storia sembra già esserci un terzo incomodo, ecco, anzi qua. Una terza incomoda, che puntualmente si fa fotografare con Sophie, e la linea di costumi insieme, lo shooting insieme, il bacio saffico di qua di là. E sto parlando di un'altra proprio non avvezza al mondo dello spettacolo, ed è Taylor Mega. Sì, ha finito
insomma i suoi aperitivi in diretta da Barbara D'Urso ed è passata invece allo step successivo. Questa amicizia ha sempre fatto discutere perché insomma sembravano due persone completamente diverse. Nulla da dire su Taylor Mega, bellissima, sull'intelligenza un po' meno, perché insomma sappiamo che ha fatto parte anche di una storia di cronaca per quanto riguarda la terrazza genovese, quindi insomma lì si è anche lei resa protagonista di qualche storia poco positiva. Nel caso di Sophie, questa amicizia forse la sta portando un pochino fuori strada, perché la stessa Sophie ha messo una storia un po' di tempo fa con la madre, sono praticamente identiche. Sì, è vero. Quindi insomma l'idea del fillerino, del rifarsi e di pensare solo ed esclusivamente alla forma fisica sta prendendo insomma il sopravvento, e l'amicizia con Taylor Mega non fa altro che confermare quello che già pensiamo. Molto molto simili nei modi di fare, esteticamente bionde con questi fillerini un po' di qua un po' di là anche in questo caso, e soprattutto con un modo di concepire il mondo dello spettacolo e dei social molto molto particolare. Io ho appreso nelle scorse ore che appunto Taylor Mega ha disegnato anche lei una linea di costumi per grandissima curiosità, visto che li pubblicizza, e devo dire la verità, alcuni sono anche carini, sono andata a vedere se in realtà erano più affini ai prezzi della linea magari di Chiara Biasi, che comunque è più economica, piuttosto che i costumi della Ferragni, e si piazza un po' al centro, quindi stiamo parlando di costumi dai 60 agli 80 euro, però questa volta diciamo è stata anche un colpo di genio, perché sono costumi sia top che bikini, quindi sono pezzo di sopra e pezzo di sotto, invece molto spesso 150 euro è soltanto uno dei due pezzi. Sì, non ci arrivi nemmeno perché è troppo poco. Come se poi si potesse mettere solo uno dei due. Oddio, dipende. Esatto. Loro sì, posso capire, diciamo, lo slip per così dire, però diciamo solo il pezzo di sopra poi non saprei cosa farmi. Diciamo che loro sono molto per il topless, perché sì, insomma mettendo questi vestitini con degli scolli un po' osé devono insomma avere un'abbronzatura perfetta. Fatto sta che insomma manchiamo soltanto noi nella lista delle imprenditrici digitali, cioè, che devono creare qualcosa, quindi non so se c'è qualche idea di penne, vogliamo creare una linea di penne? Mi piacerebbe molto, perché mi piacciono molto penne, matite, perfetto, qualsiasi tipo. Quindi domani magari diamo dei dettagli, acquistate, vediamo il Liban. Ci penseremo nella notte, ci penseremo nella notte. Intanto noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, analizzeremo i prossimi due argomenti che poi sono molto diversi tra loro, quindi a tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati dopo un pizzico di pubblicità Gossip Mania. Abbiamo analizzato triangoli, rapporti particolari sia d'amicizia che d'amore, flirt che sono nati, sono morti, ma sono nati anche dei nuovi flirt, certo, ovviamente. Però lì dove l'amore non può arrivare ci sono le collaborazioni per le hit estive. Sì. Perché la deadline è la settimana prossima, stanno già annunciando tutte le canzoni che usciranno per la prossima estate. Hanno scaldato i motori Elodie, Elettra Lamborghini, vestita un po' da cowgirl, con questo fare molto aggressivo. Per il momento non abbiamo avuto spoiler, però c'è un trio che senza neanche aver ascoltato la canzone ha assolutamente vinto a mani basse, e ve lo dico perché ovviamente non ci potrete mai arrivare. No, impossibile, impossibile arrivarci. È Fedez con Achille Lauro, già qui tocchiamo livelli assurdi, stratosferici, insieme ad Orietta Berti, vestita ancora una volta di sole conchiglie. Sì. Cioè, per me
fenomenale, fenomenale. No, si rompono tutti gli schemi. Quando insomma abbiamo appreso la notizia c'è stato un piccolo shock iniziale, però subito insomma non vediamo l'ora di ascoltarla, anche perché parliamo di tre stili completamente diversi, e di vestiario e melodico, quindi non oso immaginare che cosa ne potrebbe uscire, ma anche insomma la premiere, la foto premiere di questa canzone che dovrà uscire fa sognare già, quindi non c'è nulla da obiettare. Orietta Berti, che poi è un po' il personaggio dell'anno, sì. Il personaggio, non possiamo dire rivelazione, ma ritorno di tutto l'anno solare post Festival di Sanremo, ovviamente, ha lanciato questa moda che poi si portava anche un po' di anni fa con queste conchiglie, che abbiamo anche un po' bistrattato proprio qui a Gossip Mania, ma lei è stata la prima a farne sarcasmo e ironia, già questo è stato stupendo, aumentando sempre di più il livello di conchiglie, sì. Ovviamente. Poi in tema invernale aveva questo pellicciotto, sì, rosso proprio a forma di conchiglia, ora questi vestiti con queste conchiglie disegnate fatte di strass, quindi è una linea d'abbigliamento che sta avendo ovviamente un grandissimo successo, ma che è un suo marchio distintivo, e poi ancora una volta ha confermato di voler essere anche al passo con i tempi, perché duetterà appunto con due dei personaggi più iconici del momento, a loro volta molto diversi tra loro. Sì, e questa cosa fa un po' pensare di come in realtà Orietta Berti in principio sia stata un po' bistrattata per il suo, sì, stile, perché sai, finché la barcava lasciala andare, è rientrata un pochino anche nelle nostre citazioni quotidiane. Però poi da lì c'è stato un po' di, almeno per quanto mi riguarda, non riuscivo ad inquadrarla in uno stile ben preciso, ma poi ascoltandola di volta in volta, innanzitutto il suo timbro è riconoscibilissimo, ma poi anche la modalità, insomma, dal punto di vista personale, è stato un qualcosa che mi ha molto stupito, un po' come Mara Maionchi, perché sembrano, sai, delle donne tutte d'un pezzo, ma poi in realtà in qualsiasi situazione si trovano riescono ad adattarsi facilmente, e questo non è poi così semplice da ritrovare soprattutto nelle artiste un po' vintage, diciamo così. Fatto sta che insomma questo nuovo trio potrebbe essere innanzitutto quello che farà sognare, ma soprattutto che sbarellerà poi altri tormentoni, soprattutto quelli dei personaggi che vengono scongelati, come si dice, solo d'estate. Ma anche perché effettivamente io non riesco ancora ad immaginare come queste tre vocalità si possano unire, perché abbiamo il cantato di Achille Lauro, ma molto sopra le righe, il rap di Fedez, e abbiamo la vocalità tecnica di Orietta Berti. Mi immagino poi i temi pronti praticamente a dare addosso a tutto ciò che al momento non va in Italia in vista dell'estate, quindi non mi aspetto sicuramente una canzone d'amore, ma una canzone molto irriverente. Il video, abbiamo visto qualche immagine, un super video all'insegna dell'estate, veramente ci si può aspettare di tutto, quindi io sono molto molto curiosa. Sì, io non vedo l'ora di ascoltarlo, perché insomma vorrei vedere anche Orietta Berti che rappa, perché sarebbe bellissimo, e soprattutto è l'unica che oggi non ha bisogno di autotune, quindi credo che da questo punto è di vero, vista si può permettere di cantare qualsiasi canzone con una tecnica e una vocalità fantastica, oltre a essere simpaticissima. Sì, è simpaticissima, e poi insomma parliamo di due ragazze, Achille Lauro e Fedez, perché comunque sono giovanissimi, che sono riuscite a trovare un punto di incontro con una donna come Orietta Berti, che al di là insomma del suo spirito di adattamento comunque si mostra anche un pochino come la mamma di questi ragazzi, guidandoli anche in un percorso canoro che sia un pochino più strutturato, quindi devo dire che mi hanno stupito, però in positivo. È vero, altra cosa che mi ha fatto particolarmente sorridere, dei video che sono stati divulgati nella serata di ieri, nei quali Chiara Ferragni era in compagnia della nota attrice Esther, anche famosa per vari ruoli, tra i quali Elite, ma molto molto conosciuta sia per le serie TV ma anche in Spagna, nella stessa Italia, un po' un successo mondiale, ed anche una bellissima ragazza, e quindi ha suscitato un po' la gelosia di Fedez, che di tutta risposta ha risposto appunto con il video in compagnia di Achille Lauro, quindi ovviamente si riferiva
a Chiara Ferragni dicendo amore guarda con chi sto, e Achille Laura ha risposto sì amore con me, e Fedez si è subito un attimo ingelosito. Quello che è bello è che insomma anche dopo, sai, dei figli, delle situazioni un po' difficili, perché comunque stanno insieme da tanti anni, l'amore non è mai cambiato, anzi continuano anche a litigare su delle sciocchezze. Ad esempio vidi qualche giorno fa il video di, insomma, di Fedez e Chiara, in cui Chiara era arrabbiata perché lui non commentava le sue foto dicendo che era bellissima, quindi insomma già questo dettaglio coniugale fa pensare, e soprattutto di come poi riescano a trasformare un qualsiasi legame comunque in un legame molto profondo. Di solito nel mondo dello spettacolo c'è questa idea secondo cui, insomma, quando si fa un'amicizia è solo momentanea, invece loro riescono a coltivare queste amicizie poi e a fare sì che durino nel tempo, frutto anche di una serie di collaborazioni musicali o stilistiche. È vero, è tutto verissimo, infatti sarà sicuramente non solo un futuro radioso ma soprattutto un presente molto molto divertente, perché loro poi vivono così veramente in maniera semplice, fanno divertire anche i follower, coloro che li seguono, e questa è una cosa sempre molto importante. Noi voliamo anche al prossimo argomento, ed è argomento di anticipazioni, anche perché a noi piace tantissimo scoprire ciò che sarà anche della televisione e dei vari reality, dei vari talent. In questo caso infatti parliamo di un talent, ossia della nuova edizione di X Factor. Ci saranno delle importanti novità e ci sono state anche delle conferme. Infatti sono stati in primis confermati, al momento almeno per quello che sembra, tutti i giudici. E parliamo, ovviamente quelli dell'ultima edizione, della scorsa edizione, parliamo di Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e El Raton, che ho imparato a conoscere proprio durante X Factor, perché anche io non conoscevo. Però sono piaciuti tanto, devo dire la verità, scorsa edizione un po' come l'Isola dei Famosi, molto sottotono, anche perché c'era troppo un volemose bene, troppo quella sinergia che può far bene ovviamente per i cantanti, però mancava quel pizzico di brio che abbiamo visto anche nelle scorse edizioni, tant'è vero che possiamo dire che tutti coloro che hanno partecipato l'anno scorso a X Factor sono proprio letteralmente scomparsi dai radar, ignoti proprio. E questa cosa insomma si è poi ripercossa anche sui social, perché sono state poche le, diciamo, le modalità di invio di storie riguardanti proprio le serate. C'è una cosa che mi ha sempre stupito, è che X Factor, pur andando in onda, sai, su canali specifici, comunque riusciva ad attecchire il pubblico di qualsiasi età. Vero. Tutti cantavano le canzoni, anche dei singoli ragazzi che partecipavano, anche quelli che uscivano la prima sera, riuscivano a riconoscere anche le vocalità. Poi a lungo andare, forse cambiando anche i giudici, un po' l'entusiasmo si è spento. E l'edizione scorsa, insomma, io personalmente non l'ho vista, perché vedendo qualche puntata, dico la verità, mi annoiavo. E forse anche il connubio con Emma Marrone, che se viene messa in un contesto particolare riesce anche ad essere molto, riesce anche a trasportare il pubblico e gli altri giudici. Probabilmente invece quelli presenti in quell'edizione non riusciva, sai, a creare una connessione particolare, perché di solito si scherza, si ride, si creano poi anche un po' di competizioni sul campo. Invece l'anno scorso proprio una tristezza, che non c'era niente da fare, ed è andata avanti così. Non è stato un anno fortunato, speriamo che questo insomma sia per loro buono. Sì, speriamo davvero, anche perché effettivamente c'è bisogno di tanta bella musica. Abbiamo visto la bellissima carriera dei Maneskin, che sono partiti proprio dal palco di X Factor con una grinta incredibile. Proprio ieri ho avuto modo di rivedere il loro primo provino a X Factor, già c'era una standing ovation, sì. Già veramente una maturità nel live, nella canzone che hanno proposto, veramente enorme. Segno distintivo che quando si ha del talento lo si riconosce subito, ovviamente bisogna giostrarlo solo nel migliore dei modi, avere qualcuno che veramente crede in te, così come è stato appunto il palco di X Factor, poi per sfondare dopo la fatidica gavetta ovviamente. Sì, quella ci vuole sempre, e soprattutto sono in pochi che la fanno realmente e che credono che la gavetta porti a qualcosa. Di base ci deve essere la competenza, l'abilità, altrimenti non si può andare da nessuna parte. Nel caso dei Maneskin
Austin fin da subito dimostravano come dei id colors, insomma, si riesce a percepire fin da subito se c'è un futuro per quella band oppure no, e anche magari l'uscita di un nuovo singolo può creare un po' di suspense nel pubblico. Di solito questo non accade a tutti, quindi speriamo che quest'anno ci sia qualche altro gruppo simile a quelli che ho menzionato che almeno ci permetta di ascoltare buona musica. Speriamo davvero. Novità invece per quanto riguarda il conduttore, ha lasciato ufficialmente, ma lo sapevamo già dalla scorsa edizione perché c'è stato un momento nell'ultima puntata proprio dedicato a lui, ha lasciato Alessandro Catteran, per me bravissimo, uno dei migliori conduttori che abbiamo davvero in Italia, soprattutto tra i più giovani. E qui sono nate un po' di polemiche perché appunto ci sono state anche degli altri personaggi, anche femminili, che lo hanno sostituito perché lui poi ha avuto il Covid lo scorso anno, quindi lo hanno sostituito anche in maniera egregia in varie puntate che però non sono state prese in considerazione, e hanno deciso di puntare su un giovanissimo che viene da tutt'altro ambiente, cioè quello della recitazione. Lui è Ludovico Terzigni, originario di Roma, nipote anche d'arte di Diego Bianchi della Sette, notissimo per un programma fantastico quale Propaganda Live, ma nonostante ciò appunto è noto e più perché è protagonista di una serie di serie TV soprattutto note ai più giovani ma anche a me, quali Scam e Summertime, e quindi particolarmente seguito dal pubblico più giovane in Italia. Lui è molto brioso, è simpatico, anche un po' timidino, devo dire la verità, e quindi hanno pensato di dare spazio a lui come scommessa appunto di questa edizione. Sì, e credo che non deluderà. Fatto sta che insomma sostituire Catteran è difficile, perché quando è andato via c'è stato proprio un lutto generale nazionale, perché come conduceva lui X Factor, così come gli altri programmi che ha sempre condotto. Sì, era cucito proprio su di lui, era perfetto. Sì, era un programma per lui, e diciamo avere questo passaggio di testimone potrebbe essere pieno di rischi, però credo che Terzigni se la caverà, perché insomma, come hai detto tu, è molto brioso, e per condurre questi programmi ci vuole un giovane, ma soprattutto un ragazzo che riesca anche a creare un po' di leggerezza, perché si parla comunque di una competizione e quindi la tensione non manca mai. Quindi spero che insomma possa essere positiva la sua presenza. Speriamo davvero, anche perché poi la stessa emittente ha divulgato un video dove poi veniva fatto uno scherzo allo stesso Terzigni dicendo che dovesse sostenere un ultimo provino, quando poi ha aperto la busta per il consueto momento, è arrivato il verdetto degli eliminati, poiché stava proprio provando un pezzo della trasmissione, appunto su un cartoncino c'era scritto: sarai tu il prossimo conduttore di X Factor. Lui, quasi incredulo, si è sciolto veramente in un pianto, quindi ha avuto una bellissima reazione. Però per una volta possiamo dire, dall'altro lato, l'altra parte della medaglia, largo ai giovani. È anche importante dare spazio e fiducia a un ragazzo giovane che vuole farsi comunque spazio e largo nel mondo dello spettacolo. Sì, e poi parliamo comunque di programmi con dei contenuti. Quindi qui si vede la reale natura di un ragazzo, e col passare del tempo siamo abituati semplicemente a vedere dei contenitori, non dei ragazzi con dei contenuti, e quindi potrebbe essere insomma il modo anche per rilanciare questa gioventù che è stata poi anche a causa del Covid un po' spenta da tutta la situazione. È vero, ottima analisi come sempre. Noi cari amici siamo in chiusura, ringrazio come sempre la nostra mitica Elvira, grazie. Grazie Alessia. Ringrazio anche voi che ci seguite ogni giorno e vi do appuntamento ovviamente a domani con un'altra puntata di Gossip Mania. Alla prossima!